Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday 13 Store e benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente. Jason. E oggi, come ogni venerdì, siamo qui a parlare di Marvel Legend. Prima di cominciare vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e seguiteci su tutti i nostri social che trovate in descrizione. Il protagonista di oggi è Carnage, questa fantastica action figure appena uscita. Ovviamente parliamo di Hasbro. Allora, questa è la scatola. Davanti troviamo la finestra con il nostro personaggio. Scatola classica retro. Qui abbiamo l'artwork di Spider-Man, Marvel Comics. Qui un'immagine del personaggio. E dietro ancora un'immagine del personaggio con un'immagine dell'action figure con i suoi accessori. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Prima di cominciare vi ricordiamo che in fondo a questo video troverete la playlist dedicata con tutte le Marvel Legend già recensite. Ok, eccoci con la nostra action figure fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 16 cm. Allora, partiamo subito dal volto. Lo trovo davvero bellissimo. Guardate qui la bocca aperta, praticamente la faccia aperta. Il mento è in gomma, quindi si può muovere. La testa possiamo muovere a destra e a sinistra, ruotarla giù e su. Gli occhi bianchi senza nessun difetto, per fortuna. Apertura delle braccia fino a qui. Abbiamo il butterfly joint. La spalla può muoversi. Rotazione sul bicipite. Doppio snodo sul gomito, nessun errore di painting. Sì, vabbè, forse qui hanno dimenticato un po' di nero qui dell'effetto sul braccio. Vabbè. Abbiamo le mani, una aperta con le dita in gomma, davvero bellissima, e l'altra un po' più chiusa, sempre con le dita in gomma. Qui sul corpo abbiamo tutto l'effetto del Venom sul corpo. Abbiamo lo snodo qui sul corpo che ci permette di andare giù e su, e poi abbiamo la rotazione qui sulla vite. L'effetto è in rilievo, quindi lo sentiamo a tatto. Apertura delle gambe fino a qui, rotazione della coscia, doppio snodo al ginocchio, rotazione dello stinco, e poi arriviamo al piede che ha lo snodo sulla caviglia su e giù e la rotazione destra e sinistra. Allora, non abbiamo lo snodo sulla punta, però i piedi li trovo davvero bellissimi, o quantomeno non hanno messo la solita ciabatta che era la mia paura, invece l'hanno fatti proprio apposta per questo personaggio, quindi ottimo. Sotto abbiamo il foro per un'eventuale basetta. Dietro nulla da segnalare, a parte il foro qui sulla schiena che servirà poi per un accessorio. Molto belli gli effetti che sono collegati al corpo, quindi sul braccio sono in gomma morbida e anche sulle gambe. E questo è il nostro Carnage. Allora, cominciamo con gli accessori. Abbiamo questo pezzo che va ad attaccarsi dietro dove abbiamo fatto vedere prima il foro. Abbiamo il peg, andiamo a inserirlo e voilà, e attacchiamo i due effetti dietro come li abbiamo già sul braccio e sulle gambe. Poi abbiamo un'arma, quindi va sostituita alla mano e diventa una lama, diciamo. E poi stessa cosa però a forma di ascia. Paragoniamolo ad altra Marvel Legend. Partiamo da sinistra con Rhino, poi Spider-Man e Tombstone. Le recensioni di questi tre personaggi le troverete all'interno della playlist dedicata in fondo a questo video, mentre invece quella di Venom, Knull e Morbius ancora non l'abbiamo fatta, però intanto li mettiamo a confronto.
Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, secondo me l'action figure è perfetta, oltre ad essere bellissima. L'ho trovata molto buona sia come qualità, ma anche devo dire come accessori. Secondo me hanno messo quello che serviva. Sì, potevano mettere due teste, potevano mettere altre mani, ma comunque Carnage è questo. Secondo me va benissimo così. E ottima come painting, secondo me è stato bellissimo quello. E un punto a favore anche gli effetti che hanno già inserito addosso al corpo, meno male. Potevano fare degli effetti tipo, non so, i fulmini di Flash che andavano attaccati, e quello sarebbe stato davvero bruttissimo. Invece hanno optato per questa opzione che secondo me è perfetta, quindi a mio avviso l'acquisto è super consigliato. Jason, che ne pensi? Molto bello, soprattutto messo vicino agli altri nemici. Sì, anche Venom fa una bella figura. Nonostante sia più piccolino di Venom, però comunque la sua figura fa molto belle anche le mani, comunque le mani originali, non l'ascia e la lama, proprio le mani sono bellissime. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito, ringraziamo tutti gli abbonati al canale che ci supportano, grazie mille a tutti, e vi ricordiamo che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto qui sotto, abbonati, oppure potete supportarci con i super grazie mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vediamo l'appuntamento come sempre al prossimo video e con un'altra Marvel Legend il prossimo venerdì, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.